Io sono un dipendente pubblico, il mio lavoro non ha nulla a che vedere con la fotografia, però ho questa grande passione comunque della fotografia che cerco di portare avanti nel tempo libero, insomma, quando si può. Io vivo in Sardegna, comunque mi piace viaggiare e ne approfitto sempre per portarmi la macchina fotografica e divertirmi un pochettino. La mia passione per la fotografia risale ai tempi quando ero ancora ragazzino, quando mi regalarono una compatta a pellicola. Dopodiché ho comprato un'altra compatta migliore e fino ad arrivare a prendere una reflex completamente meccanica della Nikon, e da lì ho iniziato a fare qualcosa di decente fino ad arrivare ai tempi recenti, dove mi sono un po' specializzato tra virgolette sulla fotografia naturalistica, che con la quale insomma mi sto divertendo e appassionando parecchio. Io uso attrezzatura Nikon, ho attualmente una B7000, come focali uso dal grand'angolo all'obiettivo normale, un 85 mm da ritratto, c'ho due teleobiettivi lunghi che uso solo per la naturalistica. Comunque il mio zaino è sempre in movimento, sia perché lo porto spesso in giro e sia perché c'è un certo ricambio dell'attrezzatura a seconda della location appunto da raggiungere. Uso molto un treppiede, faccio anche uso di filtri neutri, anche filtri colorati quando a pellicola ancora scattavo bianco e nero. Mi piace la fotografia naturalistica principalmente perché mi piace la natura e la fotografia mi permette di proseguire questo mio amore appunto per la natura, allo stesso tempo di scoprire sempre cose nuove, dagli animaletti piccoli, uccelli o mammiferi che magari fino ad oggi non avevo mai incontrato. E mi piace appunto cercare di interagire e avvicinarmi. Quello che cerco di fare è instaurare un certo contatto con l'animale e poi cercare di capire il suo linguaggio e fare in modo che lui interagisca. Ovviamente questo non è sempre possibile, in Italia soprattutto fotografare animali è molto difficile, cosa che invece mi riesce meglio all'estero. Infatti ho fatto di recente un viaggio in Madagascar dove mi sono potuto un po' sbizzarrire. Mentre con i nostri animaletti di tutti i giorni appunto cerco di stabilire questo contatto e quasi di chiedere all'animale appunto di farsi fotografare oppure di mettersi in determinate pose o interagire in qualche modo, sperando che lui capisca, ma ovviamente è un sottile modo di comunicare che io spero che arrivi all'animale, ma difficilmente appunto è più che altro una speranza, alla fine è un gioco, ma è bello ugualmente. Vorrei lasciare un messaggio per tutti gli amici di Total Photoshop con i quali condivido questa passione di uscire e scattare. Scattare perché serve molto fare pratica e divertirsi comunque. Non sempre bisogna cercare la foto dal concorso, a volte uno fa una foto anche per se stesso, per avere un ricordo, che può essere anche una foto fatta in famiglia, questa non ha importanza, però è molto importante comunque esercitarsi e cercare di migliorare sempre. Dopodiché subentra poi la post-produzione, che anche questa è una parte fondamentale che va fatta appunto con determinati criteri, scegliendosi un metodo di lavoro.